Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero molto molto bene. Benvenuti in un nuovo video, il secondo video, Story Time, che ho deciso di raccontarvi perché è qualcosa di molto simpatico. E niente, penso l'abbiate già letto del titolo. Qualche giorno fa mi hanno scambiato. Assurdo, ma è assurdo il contesto. E ora vi racconto. Subito prima vi invito ad iscrivervi al canale. Voglio mostrarvi questa maglietta che indosso, che finalmente è tornata disponibile su Pumpling. Me l'avete chiesto. È stupenda. Codice sconto affiliazione del 20%, vi lascio l'info giù. È tornata su Pumpling, per questo ve lo sto dicendo. Prima di cominciare voglio fare qualche piccolo ringraziamento per i regalini che mi avete fatto dalla wishlist. Rapidi, rapidi, rapidi. A una persona X che non si è palesata, quindi non posso ringraziarla per nome, che mi ha fatto un regalo dalla wishlist ma personale, e che è stato questo, il supporto per il telefono, per la macchina. Quindi ringrazio questa persona, della quale non conosco il nome, infinitamente. E poi, in tema film, serie TV, visto che ho indossato questa maglietta, ringrazio anche qui pubblicamente ed infinitamente Richard. Grazie di cuore anche a te Richard per avermi regalato la trilogia di Ritorno al Futuro in Blu-ray. Grazie davvero. Ovviamente li ho già guardati tutti e tre, riguardati. Per chi non lo sapesse, questo è il mio film preferito, la mia trilogia preferita. Quindi grazie mille Richard. Un bacione a te e all'altra persona. Come dicevo, torniamo al nostro slime che mi è stato regalato da Martina, che adesso vado ad aprire e che ci aglieterà per buona parte del video in cui vi racconto questa storia sconvolgente. Cosa che mi è accaduta nel mio nuovo posto di lavoro, quindi in un ambito veramente un po' delicato, no? Allora, ho iniziato questo nuovo lavoro, non vi specifico cosa, cioè il lavoro è vecchio, il posto di lavoro è nuovo, è sempre il mio lavoro. E specifico che io attualmente, siamo ad ottobre 2019, ho 32 anni. Non so in video, ma so che dal vivo ne dimostro un bel po' di meno. E però non mi era mai capitato mai quello che mi è successo al lavoro. Wow. Allora, dovete sapere che nel luogo in cui lavoro, ovviamente, siccome io insegno strumento, sono un insegnante di strumento, mi trovavo all'interno di un'aula e stavo facendo lezione ad una ragazzina. Ad un certo punto, la premessa è che, prima di questo devo dirvi che in segreteria mi hanno detto che quest'aula nuova che io stavo occupando è un'aula che di solito veniva occupata da la professoressa di un altro strumento,
però alla quale però era stata affidata un'altra aula, quindi sia io che lei, quel mercoledì avevamo due aule diverse rispetto al solito, quindi io avevo una nuova aula e lei anche aveva una nuova aula nella quale insegnare. Io stavo facendo tranquillamente lezione a questa ragazzina e dimenticato questa questione. Ho insegnato un'ora, circa 2 ore e 30, ad altri allievi, finché è arrivata questa ragazzina anche un po' timida. Dovete sapere che molto spesso dove si insegna strumento, e nello specifico dove io insegno, ovviamente ci sono aule limitate e se un professore ha bisogno dell'aula per delle prove, per qualsiasi cosa, e l'aula è sua, può tranquillamente far sloggiare coloro che la occupano e quindi saranno poi gli occupanti. Come dire, gli occupanti illegittimi a dover trovare un'altra occupazione, un altro posto nel quale continuare la loro attività. In questo caso ero io l'occupante illegittima, ma non lo sapevo perché in segreteria appunto mi era stato detto che insomma, faccio lezioni e ad un certo punto sento bussare alla porta, ma non bussare alla porta delicatamente. Era un bussare veramente molto prepotente. Subito dopo aver bussato alla porta, subito dopo il porta si è aperta velocissimamente ed al di là c'era il viso di una mia collega. Premetto che io sono nuova, io più o meno ricordo i visi di buona parte dei colleghi. Alcuni colleghi non ricordano il mio viso perché sono nuova. Sono abituate, diciamo, a vedere gente nuova, no? Quindi magari memorizzano così, memorizzano più superficialmente dei dettagli. Prima di dirvi cosa è successo, vi devo dire anche un'altra cosa. Io ero quel giorno truccata semplicemente con, come mi trucco abitualmente, un velo di correttore sulle occhiaie. Un po' di, sì, di correttore in giro su qualche bollicina, mascara e un po' le sopracciglia, basta. Quindi ero veramente, non ero truccata praticamente. Ed avevo la coda alta, tutti i capelli tirati indietro e sembro decisamente più piccolina. Inoltre, la mia altezza, scusate, la mia bassezza è di 1,56 m. Capirete che sono veramente molto piccolina. E vabbè, questa persona quindi spalanca la porta, io la guardo e mi trovavo a fianco della mia allieva ed entrambe avevamo il nostro strumento. Stessa altezza e aveva anche lei la coda quel giorno, piccolo dettaglio. Beh, io guardo la mia collega, sto per salutarla, ma lei non ha un viso molto, come dire, non ha un'espressione molto
contenta di vedermi, anzi. Quindi, subito prima che io potessi proferire mezza sillaba, lei con un tono molto, molto, molto infastidito se ne esce dicendo: ragazzine, ma non avete letto cosa c'è scritto sulla porta? Io ho lezione qui, in questi orari. Ops. Una parte di slime tra i capelli. Io ho lezione qui, in questi orari. Dovete... Fa questo gesto, facendo un rumore che non farò per non disturbarvi. Sloggiare forza. Io immediatamente ho capito che questa persona, che la collega, non aveva minimamente idea di chi io fossi, non che fosse tenuta a saperlo, però capite che essere scambiati per un'allieva a 32 anni quando si è un professore ha un certo effetto. Quindi io, di tutta risposta, ho semplicemente detto: ma guardi, veramente stiamo facendo lezione. E l'insegnante ha risposto: state facendo lezione? Beh, dovete dire al vostro professore che qui non si può fare lezione in questo momento perché l'aula è mia. E continuava a guardarmi fissa negli occhi, senza la minima idea. Non le è neanche balenato nell'anticamera del cervello. Le è balenata nell'anticamera del cervello l'idea che io potessi essere l'insegnante. Quindi io, con il sorriso sulle labbra e con tutta calma, mentre lei mi guardava fissa ancora, con la mano sulla maniglia, l'ho guardata e le ho detto: ma sono io il professore. Quando mi ha guardata, ho visto nei suoi occhi che in quel momento lei mi ha veramente guardata. Lei prima non mi stava guardando, mi vedeva ma non mi stava guardando. Quando mi ha veramente guardata, è diventata... questo colore, ragazzi, vi assicuro, è diventata di questo colore e mi ha detto: oh mamma mia, mi dispiace tantissimo, non so veramente come scusarmi. Ed io non ho potuto trattenermi, sono fatta così, sono spontanea, a volte un pregio, a volte un difetto. Sono scoppiata a ridere. Quando ha visto che io sono scoppiata a ridere, e anche la mia allieva stava ridendo, è scoppiata a ridere anche lei, nonostante continuate ad essere rossa. Insomma, scambiare un professore per un allievo, poi dipende anche dove ci troviamo, no? Insomma, non era proprio il caso di scambiarmi per un allievo. La cosa mi fa piacere perché vuol dire che ti mostro meno, però sul lavoro diciamo che non è sempre piacevole essere scambiati per allievi. Ma non è finita qui, ragazzi. Allora, detto questo, ho detto: beh, andiamo in segreteria e vediamo come si può fare, cosa si può fare. Andiamo quindi insieme in segreteria e la ragazzina dice: posso venire anch'io? No? Ovviamente dico: certo. Viene insieme a noi, non voleva star sola nell'aula, forse non sapeva cosa fare. Quindi andiamo in segreteria, ed anche in segreteria c'è un elemento nuovo, una signora molto gentile e molto carina, che invece mi ha vista diverse volte, perché in segreteria, siccome sono nuova, sono dovuta andare molto spesso per le pratiche, per domande, eccetera. E arriviamo in segreteria e l'insegnante entra, molto gentilmente, insomma, entra nella stanza nella quale c'è solo questa signora nuova. Si appoggia, c'è una specie di quasi di bancone da bar in questa segreteria, si appoggia con i gomiti,
guardando la signora, la segretaria, una delle segretarie, l'unica presente, e dice: noi entriamo al seguito, io e la mia allieva, e dice: salve, il nome di questa tizia, diciamo Maria. Salve Maria, guardi, qui c'è un problema grandissimo con le aule, con il professore di flauto, perché purtroppo si trova nell'aula in cui ci sono anch'io, e quella è la mia aula, c'è anche il mio armadio dentro, c'è tutto. Non so come fare con i miei allievi. La segretaria guarda l'insegnante che fa questa osservazione, guarda la mia allieva, guarda me, torna a guardare l'insegnante che ha fatto l'osservazione, la mia collega, e le dice: beh, guarda, non preoccuparti, prendi le due tue allieve, indicando me, e la mia allieva dice all'insegnante: prendi le tue due allieve, io ero una delle tue allieve, secondo la segretaria, e vai in stanza, e ha detto numero di stanza, che oggi è libera, il professor X non è venuto. Ovviamente io, la mia allieva e la professoressa collega ci siamo guardate tutte e tre e siamo scoppiate a ridere, ancora più di cuore che la prima volta, perché ovviamente anche la segretaria, guardandomi così di sfuggita, con questa coda, questo viso molto cioè truccato, ma truccato appena, come il mio solito del resto, non mi aveva riconosciuta. Quando ha visto che ridevamo come pazzi tutte e tre, la segretaria mi ha guardato bene in faccia, è diventata rossa, così anche lei, e mi ha detto: oh signorina, mi ha chiamato per cognome, perché è così che funziona in Francia, ma come ho fatto a scambiarla per una alunna, per una allieva? E quindi ci siamo fatti tutti delle grosse risate. Adesso la mia collega e anche la segretaria mi riconoscono e mi salutano da un chilometro, però ci siamo divertiti tutti veramente tanto, compresa la mia allieva che non smetteva di ridere. È stata un'esperienza simpatica, però allo stesso tempo un pochino mi ha fatto sentire, boh, non lo so, cioè, sarà molto, lo fa la mia statura, perché sono veramente piccolina, però cioè, dal vivo almeno mi dicono tutti che ti mostro molto molto di meno di quanto in realtà, e sul lavoro a volte non è proprio il top, ecco, noi scambiati per un allievo, no, sicuramente non è il top. Però volevo condividere con voi questa cosa simpatica, divertente, e spero vi abbia fatto sorridere. Ditemi se anche a voi, se anche con voi hanno mai fatto dei grandi sbagli a livello di età, o se vi hanno mai scambiati per qualcun altro, chissà. Bene, avrei voluto allietarvi con un altro oggettino, questo slime mi è incantata completamente e quindi lo userò in un prossimo video, e ringrazio ancora Martina per avermelo regalato e per averci permesso di goderne. Wow, se volete un altro story time vi invito a propormi qualcosa da raccontare qui sotto.